secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, tra i presentatori più rappresentativi della televisione italiana, ha esordito nei primi anni 60 ed è stato uno dei volti più importanti della Rai per tutti i decenni successivi, pur avendo lavorato, per periodi brevi e con scarso successo, anche in Mediaset. Nel corso della sua attività ha condotto numerose edizioni di varietà, come Sette Voci, Canzonissima, Domenica, in Fantastico, Serata d'Onore, 900 e il Festival di Sanremo, di cui detiene il record di conduzioni, avendolo presentato per 13 volte tra il 1968 e il 2008, e di cui è stato anche direttore artistico in 7 delle 13 edizioni condotte. Durante la puntata di Rai 1, l'ospite Sgarbi ha ripercorso la sua carriera. Ad un certo punto Sgarbi parla dei personaggi storici che ci hanno lasciato, tra cui Raffaella Carrà. Durante il suo discorso, il critico tira fuori il noto Pippo Baudo. Potrebbe sembrare uno scherzo macabro, un gioco che sta andando avanti da un po' di tempo. Ma stavolta Sgarbi non scherzava. Pippo Baudo è scomparso da poco. Da quell'affermazione cala il silenzio in studio. La conduttrice rimane basita, ma da subito pensa che si tratta di una frase ironica, in quanto già dall'anno scorso giravano voci sulla morte di Baudo, successivamente smentite dallo stesso. Sgarbi continua: è scomparso o no? È vivo? Siamo sicuri? Me lo hanno detto ieri. Serena Bordone risponde: ma smettila! Certo che è vivo, diciamo che gli allunghiamo la vita. Alla risposta della conduttrice, Sgarbi, ad oggi sottosegretario della cultura, si dimostra realmente sollevato, come se a quell'affermazione lui ci credesse veramente, infatti, esordisce con: per fortuna, è una notizia che ho letto veramente. Meno male, che quella letta da Sgarbi è sicuramente una notizia non vera, in quanto il noto conduttore, anche stavolta ha rassicurato i telespettatori, in occasione del precedente allarme dato dal direttore d'orchestra di Sanremo Pippo Balinsteri. Baudo, ad oggi 86enne, durante un'intervista a Il Messaggero dichiara: non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio.